È stata una manifestazione davvero con numeri imponenti, oltre 700 gli iscritti. La 10ª edizione del Memorial Antonio Fava, corsa podistica dedicata al compianto medico di Rocca Secca, non ha di certo tradito le attese ed ha ripagato gli sforzi fatti dalla SD Polisportiva Ciociara Antonio Fava, che ha organizzato l'evento. L'impegno che abbiamo profuso per questa 10ª edizione è stato notevole e credo che siamo stati ripagati pienamente, sia per quanto riguarda la partecipazione degli atleti. Abbiamo avuto circa 700 iscrizioni e pertanto è record per la nostra manifestazione, ma anche per quanto riguarda i top runner che fanno parte dell'elite italiana, cioè la migliore classifica in base ai tempi. Abbiamo avuto delle belle prestazioni, abbiamo battuto pure il record del percorso e sicuramente ha vinto il più forte. In campo maschile la vittoria è andata allo Asseno Creed alla prima partecipazione in assoluto. È davvero sono contento perché non ho mai fatto questa gara, sentite di questa gara che è una gara comunque, è una gara presentata bene, famosa in sud dell'Italia, Napoli, sentite di questa gara e mi piacerebbe di venire a fare questa gara. E poi alla fine ho vinto. Il tuo scatto in salita è stato determinante? Davvero, perché ha risparmiato un po' in discesa, perché trovo in difficoltà in discesa perché è una discesa bruttina, un po' leggera, infatti è stato attento, ha cercato di guadagnare più possibile in salita. In campo femminile invece terzo successo su 3 partecipazioni per Meriem Lamaci. Mi è piaciuta sempre questa gara, vengo volentieri. Mi piacciono i percorsi impegnativi, in salita vado bene, soffro di meno rispetto alla discesa, quindi ho scelto sempre questa gara perché so bene che vado bene. Il successo della 10ª edizione della manifestazione è sicuramente un motivo di orgoglio per il fratello di Antonio Fava, Franco Fava, giornalista ed ex campione italiano del mezzofondo. Diciamo che siamo diventati adulti, siamo partiti pian pianino e fino a festeggiare questa 10ª edizione con un successo e un record di partecipazione, non solo di partenti ma anche di atleti arrivati sul traguardo. Il tempo e le condizioni atmosferiche ci hanno assistito, per cui contiamo a breve di raggiungere il traguardo dei 1000 partecipanti. È stata anche tecnicamente una gara molto combattuta, velocissima e c'è stato questo bellissimo intermezzo delle gare veloci dei ragazzini dai 4 anni ai 12 anni, che è il motivo che a noi interessa di più, perché è quello di promuovere l'atletica in tutta la provincia e in tutta la regione.